Quante probabilità ci sono che la dieta e l'esercizio fisico possano allungare la vita? Partiamo da questo presupposto. La massima durata della vita è determinata dai fattori genetici della persona, che condizionano la velocità di invecchiamento dei vari processi deteriorativi, sia a livello cellulare sia a livello tessutale. Alcuni dei cambiamenti che avvengono tramite l'invecchiamento sono ad esempio il cambiamento della composizione corporea, quindi una diminuzione della densità minerale ossea, della massa muscolare e accumulo di grasso nella porzione addominale, quindi soprattutto a livello dei visceri, e il progressivo declino della funzione cardiovascolare, renale e polmonare. Ad aggravare ulteriormente la situazione influiscono dei fattori di ampia rilevanza, come ad esempio il fumo del tabacco, l'eccessiva esposizione al sole e diciamo anche che questi due processi tendono a sovrapporsi. Ad oggi si è riscontrato che la restrizione calorica è uno dei fattori non genetici in grado di intervenire sulla durata della vita, sia nei mammiferi che nella specie umana. Anche l'esercizio fisico rappresenta d'altra parte uno degli strumenti non fisiologici e modificabili per prevenire appunto i fattori di rischio ed insieme collaborano per rallentare il sopraggiungere delle malattie. Quello che influenza principalmente la restrizione calorica sono alcuni fattori importanti come la temperatura corporea, il livello di glucosio nel sangue, il glicogeno, il grasso ed il peso corporeo in generale. La teoria che è stata più studiata negli ultimi anni è quella dell'ormesi, ovvero una stimolazione che potrebbe riunire molte osservazioni apparentemente non collegate. In breve, questa ipotesi considera la restrizione calorica come una condizione di stress moderato che incentiva per l'appunto la sopravvivenza dell'organismo. Molto influente infatti è l'abbassamento del glucosio per il ridotto apporto calorico, che porta conseguentemente ad una diminuzione della produzione di insulina delle cellule beta, ovvero le cellule pancreatiche. È anche vero che il tutto deve essere contestualizzato. Per una persona molto attiva che svolge lavori molto pesanti, come ad esempio lavori di muscolazione in palestra, cambiano un po' le carte in tavola, poiché è possibile, tramite il calcolo del coefficiente di attività svolta ed il metabolismo basale, capire quanto effettivamente è possibile consumare a livello calorico. Allo stesso modo, la restrizione calorica non è necessaria per tutti, soprattutto per le persone molto magre che hanno un indice di massa corporea al di sotto del 18, che presuppone appunto uno stato di sottopeso. Di conseguenza, poche calorie condizionerebbero l'omeostasi del corpo, rendendola negativa salutisticamente. D'altro canto, l'esercizio fisico ci consente di generare un ottimo trofismo sia a livello miofibrillare sia a livello sarcoplasmatico, aumentando l'efficienza dell'apparato muscolare e rallentando i processi di osteoporosi, migliorando inoltre la capacità cardiaca, la capacità respiratoria e la sensibilità insulinica. Con questi brevi principi menzionati e questa piccola mole di informazioni, è importante che ciascuno di noi decida di adottare un corretto stile di vita nel proprio quotidiano, che sia il più sano possibile, dove alimentazione ed esercizio fisico diventino due dei fattori cardine.